Radio Roma, al centro delle tue emozioni. Da Radio Roma, la radio dei VIP. Incontri, colloqui, interviste ai maggiori esponenti del mondo dello spettacolo. In un programma esclusivo di Antonello De Pierro, con la regia di Sandro Alessi. E dopo il GR appunto di Radio Roma, come avevo preannunciato poc'anzi, abbiamo in onda appunto l'artista, l'autore, grande cantautore che ha scritto pagine bellissime della storia della musica leggera italiana, tra l'altro dall'album Signori si nasce, Io lo nacqui, uno degli ultimi album appunto suoi. Abbiamo appena ascoltato prima del GR appunto questa bellissima canzone Totò, che non a caso l'altra sera appunto all'Isola del Cinema, all'inaugurazione dell'Isola del Cinema dedicata appunto a Totò, è stato proiettato questo film bellissimo con la presenza di Liliana De Curtis. E questo grande artista, tra l'altro un grande amico di Radio Roma che io stimo tantissimo, ha scritto da pochissimo un libro che Questa è la storia, un libro autobiografico e un autoritratto, appunto il quadro di un'epoca, la memoria storica appunto degli anni in cui questo grande artista ha scalato, ha avuto iniziato l'ascesa verso il grande successo. Un successo meritatissimo, ci ha regalato dei brani che sono impressi appunto a caratteri cubitali, a caratteri anche indelebili appunto in quelle che sono le pagine della storia della musica italiana. Sto parlando di Don Bachi. Ciao Don Bachi, benvenuto a Radio Roma. Ciao, grazie, ciao. Ce l'abbiamo fatta, io come appunto avevamo già previsto già di diversi, da qualche mese ormai, dobbiamo fare questa puntata sul tuo libro. Sì. Tu sei in giro per l'Italia per serate, comunque poi a ottobre faremo una puntata di due ore appunto dedicata nuovamente al libro, però non potevamo effettivamente esimerci dal dedicarti insomma dello spazio, a parte che stiamo dedicando un po' le tue canzoni un po' tutta la puntata, perciò come colonna sonora, come colonna musicale appunto siamo accompagnati appunto dalla tua voce e naturalmente dai testi, che soprattutto sono quelli che sono la forza appunto delle tue canzoni. E voglio invece questo libro, Questa è la storia, vogliamo parlare un attimo, io non so se ho già citato qualcosa, non so se giustamente oppure c'è qualcosa che vuoi rettificare. No, cioè se vuoi farmi delle domande specifiche, perché per quel che mi riguarda posso semplicemente dire che è un libro che racchiude diciamo 15 anni storia di musica leggera, il quindicennio che va dal 1955 al 1969, e è un libro singolare perché oltre al libro in prosa, allo scritto, contiene più di 600 fotografie fra foto ovviamente tutte d'epoca e riproduzioni di documenti anche molto interessanti. Ci sono per esempio lettere di Mario Riva, di Giorgio Gaber, ci sono dei pizzini, oggi si potrebbero chiamare così, di Adriano, ci sono tanti anche documenti diciamo di tipo come dire pratico proprio, ecco, documenti dell'iscrizione della SIAE, per esempio ci sono minute delle prime canzoni che scrivevo riportate integralmente con tutti gli errori e appunto che poi le correzioni. Perciò non è un libro solo da leggere ma anche da guardare, forse il linguaggio delle immagini è ancora forse spesso più importante. Sì. E poi la caratteristica principale è che è riprodotto in modo che lo scritto sia in concomitanza con le immagini, cioè quello che tu leggi è come se fosse un film, perché nella parte superiore ci sono tutte le fotografie, le immagini, e nella parte sottostante c'è lo scritto, perché è come se fosse un film con i sottotitoli, e di volta in volta che tu ti trovi a leggere un certo particolare episodio, subito alzando lo sguardo trovi la fotografia di riferimento di quell'episodio lì.
Quindi anche in questo senso, diciamo così, è abbastanza una novità, ecco, è molto gradevole da leggere proprio perché quello che scrive l'autore, io ne parlo in terza persona perché in un certo senso parli di te stesso in terza persona, perfetto, esatto, sì, è come se lo raccontasse un jukebox. Infatti il sottotitolo del libro, che si intitola Questa è la storia, il sottotitolo è appunto Memorie di un jukebox, quindi è una, come dire, è il racconto che questo jukebox fa dell'avventura di questo giovane, questo ragazzo, insomma, il quale a un certo punto della sua storia, diciamo, intorno al 1955, entra in contatto con questa nuova musica che è il rock and roll, che arriva dagli Stati Uniti, e da quel momento inizia questo suo viaggio verso, come dire, verso il professionismo nel campo della musica leggera. Riesce a farcela, ovviamente, in questi 15 anni attraversa un panorama, un mondo, un ambiente che viene puntualmente descritto e raccontato attraverso anche le immagini. Perciò, diciamo, il mondo musicale della musica leggera di allora, e sì, qualcuno dice forse anche di oggi, che differenza c'è tra allora e quello che succede oggi? Diciamo che oggi con l'avvento di internet forse la musica è cambiata molto, cioè almeno l'approccio alla musica, diciamo che i dischi si vendono di meno, c'è più crisi nel settore discografico, ma per una questione sia per i prezzi che forse in qualche modo lievitano, e poi sicuramente anche per quanto riguarda la facilità con cui si possono acquisire delle musiche tramite internet. Sì, tutto questo che hai detto, ognuno è causa appunto di questa crisi, ma le ragioni sono tantissime, e ovviamente bisognerebbe fare proprio una tavola rotonda e discutere di questo, perché sono tantissime e tutte quante sono intersecanti, ecco, non sono solo queste le ragioni, ma sono anche queste. C'è la motivazione primaria è il 1968, ecco, tutto quello che accade da quel momento in poi ha portato alla situazione in cui siamo adesso, ma al di là delle facilitazioni, insomma, diciamo, l'avvento delle multinazionali è un'altra delle cause, forse la più quella che è riuscita in qualche modo a cambiare definitivamente proprio il concetto di musica leggera. Un po' quello che scrisse poi il grande Sergio Endrigo, tra l'altro, che ricordiamo tutti, tra l'altro è stato ospite anche qui da noi, e aveva scritto questo libro molto bello, Quanto mi dai se mi sparo, dove criticava un po' questo avvento dei multinazionali. Sì, infatti io, ecco, se ne potrebbe parlare in maniera approfondita, perché è una, come dire, è un tema che ovviamente se si riuscisse a sviscerare tutto quanto farebbe capire il perché anche di questa crisi, a prescindere dal fatto che chi l'ha provocata ne conosce benissimo anche, certo, le motivazioni. Ma diciamo che la differenza fra i musicisti o, diciamo, gli autori di quel periodo, di allora, e quella con i ragazzi di oggi, diciamo che è sostanziale, nel senso che allora i ragazzi, i giovani, quelli che si avvicinavano a questo tipo di musica, soprattutto per scriverne, erano mossi da una spinta, diciamo così, abbastanza istintiva, ecco, anche chi era musicista, ma comunque era un musicista che si era quasi sempre autodidatta, insomma, si era un po' fatto da solo. Oggi invece c'è un grandissimo professionismo anche in quel senso. Oggi qualsiasi dei ragazzi è padrone di uno strumento in maniera abbastanza professionale, se non proprio professionale. Allora bastavano tre accordi per fare il rock and roll, e da questo scaturivano poi delle canzoni meravigliose. Per esempio, se tu pensi che una gran parte delle canzoni di Gino Paoli è fatta da giri armonici, se tu fai per esempio La gatta o anche Il cielo in una stanza, è un giro armonico di quattro accordi, come tutti i grandi pezzi di successo, effettivamente.